La luce non curva e nemmeno il livello del mare. Parliamo di questo andando a discutere contro l'ingranaggio di quanto ci è stato insegnato. Ciò nonostante, dalla vostra propria osservazione vedrete che questo è vero. Bene, questo è William Turner e vediamo la sua comprensione sulla prospettiva e di come l'ha usata nell'arte. Guardiamo il sole, vediamo il sole ed il suo riflesso sull'acqua. Se osserviamo la nave, vediamo che il riflesso della nave è sempre sotto la nave. Si vede anche la luna ed il suo riflesso nella stessa acqua, sulla stessa superficie. Vedete, questi sono il sole e la luna ed i loro riflessi in riferimento all'identica visuale nell'inquadratura. Osservate i riflessi. Vedete, questo ci dice che William Turner ha fatto il tutto su una superficie piatta, perché questo è possibile solo su un piano piatto. Pertanto, andiamo ad analizzare questo. Vedete, dalla prospettiva di William Turner, con il Sole lontano 149.600.000 km e la Luna a 384.400 km, abbiamo due oggetti. Come possono i due oggetti, a queste distanze lontane, riflettersi sulla superficie dove vi trovate, se questa superficie fosse una palla? Ora, come la nave si riflette direttamente sotto la nave, come può accadere lo stesso al Sole e alla Luna se si trovano così lontane da voi e da William Turner su una palla? Vedete, il riflesso si trova sempre sotto l'oggetto, non importa quanto si trova alto dalla superficie o lontano dalla superficie. Questa è una semplice prospettiva in 3D. I riflessi e gli oggetti sull'orizzonte, non importa quanto siano lontani, riflettono sempre quello che si trova sopra di loro. Se la Terra è una palla, questo non può funzionare, non importa a che distanza vi trovate dalla superficie. Il riflesso rimane lo stesso perché questa superficie è piatta e deve esserlo. Così è come funziona l'occhio umano. Vedete, la luce del sole si riflette in linee diritte e adesso andiamo a dimostrarlo. Cosa succede quando la luce del sole si riflette dentro i vostri occhi? Sappiamo che in questo processo l'immagine è capovolta e che il vostro cervello la posiziona nel giusto modo. La luce viaggia in linee diritte, perché se la luce curvasse, questi oggetti sarebbero in posizioni differenti, sull'orizzonte ed attorno a voi. La luce deve viaggiare in linee diritte. E se la Terra è piana, allora tutto ha un senso. Questo non può succedere su una palla. Pertanto, se alzate il vostro livello degli occhi ed alzate la vostra posizione in alto, guardando in basso su questa stessa scena, gli oggetti non cambierebbero la loro posizione. La posizione rimane nella stessa posizione relativa, dalla vostra prospettiva. Se questa fosse una palla, se la Terra fosse una palla, queste cose, questi oggetti distanti cambierebbero continuamente, sarebbe un disastro completo. Non riuscireste a vedere le cose nella giusta posizione. La luce deve viaggiare in linea diritta, pertanto se il Sole si trova a 149 milioni e 600 mila chilometri di distanza e la Luna si trova ad un'angolazione diversa, ad oltre 384 mila chilometri, come fa William Turner a vedere il riflesso del Sole, della Luna e della nave sempre nella stessa immagine? E con il riflesso che si trova sotto al Sole e la Luna, ed i riflessi sono sempre in prospettiva. Non può succedere su una palla. Questo oceano deve essere piano affinché succeda questo. Ora, se tutte e due le fonti di luce fossero oltre l'orizzonte, come fa la luce a riflettersi sulla Terra da questa parte? La luce non può curvarsi attorno ad una palla. Pertanto William Turner nel suo essere ha compreso che era piana e lo ha fatto nei suoi dipinti. Al giorno d'oggi le persone dicono: siete degli idioti se pensate che la Terra è piatta. Bene, ma ci sono tante persone intelligenti e piene di talento che sanno, e non solo oggi, che la Terra è piana. Viviamo in una menzogna, un'illusione. Questo sono io che ammiro il tramonto.
Mentre osservo il riflesso del sole sulla superficie dell'oceano, mi chiedo come fa questo riflesso del sole ad allungarsi totalmente fino alla punta dei miei piedi. Se la Terra è una palla, la luce non può curvare attorno alla palla perché il sole tramonta dietro alla palla. La sola maniera affinché la luce possa raggiungermi è che l'acqua sia piana dall'orizzonte fino a me. Ho notato che ovunque vado, la luce mi segue sempre, sempre dall'orizzonte fino a me. Questo può succedere solo se l'oceano è piano. E non curvo. Ricordate che se state osservando il Sole direttamente, se il Sole fosse stato a 150 milioni di chilometri da voi, la luce non avrebbe potuto riflettersi sull'oceano. Se fosse così, la luce del sole splenderebbe direttamente su di voi. Non potrebbe riflettersi sulla superficie dell'oceano. Il sole dovrebbe trovarsi sopra di voi per riflettersi sulla superficie dell'oceano e, mentre si allontana, rimanere sempre sopra di voi. Thank you.